Un Laveno chiamato al riscatto dopo il risultato deludente della settimana passata, ospita i rossoblù del Villa Cassano per riprendere l'inseguimento alla capolista Gallarate. Gara subito in discesa per i padroni di casa che conquistano un penalty dopo questo contatto di Vesco su Antonini. Dagli 11 metri si presenta Tessarolo che non sbaglia e manda avanti i suoi. Andiamo al minuto 14 quando Cerutti serve un gran pallone a Petruzzi, quest'ultimo si vede però negare il gol da Rinaldi. Successivamente pallone buttato in area del Cassano e ancora decisivo Rinaldi che mura a Cardion evitando il 2-0. Continua il tiro al bersaglio, qui non si fa sorprendere il portiere ospite che mette in angolo. Proprio da corner ancora pericoloso il Laveno, non arriva per un soffio sotto misura la deviazione di Tessarolo. Laveno che spinge e presta il fianco però alle ripartenze ospiti, qui Stefanazzi lanciato a rete si vede fermato sul più bello da un monumentale Cerutti. Il primo tempo va quindi in archivio sull'1-0 Laveno. La ripresa mostrerà lo stesso canovaccio, Laveno che preme e Cassano che fatica. Occasionissima che capita sulla testa di Carion che non trova di pochi centimetri però il secondo palo. 1-0 del gol che resta strozzato anche su questo corner con Tress che trova il tempo giusto ma non trova la rete. Cassano che resta in gara e ringrazia le disattenzioni difensive. Prima Cavallo regala a Stefanazzi un'occasione ma Macchioni si oppone. Poi ecco Frascoli mettere giù Brebbia e rigore simile a quello nel primo tempo. Dagli 11 metri va Stefanazzi che spiazza il portiere e fa 1-1 al 31esimo con quello che è il 14esimo gol stagionale. Neanche il tempo di festeggiare e due minuti dopo Tessarolo firma il 2-1 e la doppiata personale sul sviluppo di un calcio d'angolo, ma sono evidenti le lacune della squadra ospite che mastica amaro mentre il Laveno fa festa. Il sigillo arriva nel recupero quando Girardi punisce un Cassano sbilanciato andando a riprendersi la ribattuta di Rinaldi e regalando ufficialmente i 3 punti che tengono i suoi a meno 6 dalla capolista Gallarate.